Memorie e tradizioni è un programma realizzato da Teleunica, Pro Valtellina, Distretto Culturale della Valtellina, Provincia di Sondrio, Settore Agricoltura. Essendo noi stati chiamati alla visita militare nella primavera del 1943, eravamo ancora titolari nella tessera del tesseramento alimentare del diritto a comprare marmellata. Non potevamo fumare perché non avevamo diritto al tabacco, ma la marmellata potevamo comprarla. Quindi non classe di ferro, non particolari altri attributi, ma classe della marmellata ci siamo gloriati di definirci. Noi del 25 e anche gente del 24, perché il 26 non era ancora soggetto. Ci presentammo qui alla caserma degli Alpini, dove il padre del famoso tennista Gardini invitava tutti quelli che erano all'obbligo di leva a presentarsi. E alla caserma Torelli, che esisteva, dove adesso c'è la banca credito valtellinese, nel settembre-ottobre del 43 c'erano stipati non meno di 400-500 ragazzi, che dei mesi successivi, ottobre-novembre, cominciarono a capire che la strada della Svizzera era abbastanza comoda e molti si avviarono. Quelli che rimasero, un buon gruppo finì poi in Germania con la divisione Monterosa. Io invece finii nella banda che era stata messa insieme per il comando provinciale a Sondrio, dove rimasi fino ai primi del 44. Facevamo concerto in piazza Garibaldi, io divenni caporal maggiore degli Alpini e avevo il compito di scrivere il manifestino, chiamavano così, neanche, dove si indicava il pezzo che stavamo per suonare. Ai primi del 44 finì a Schiazzera, ex caserma della Finanza, dove un gruppo di partigiani definitosi gufi si era sistemato, e quindi fino alla fine dell'aprile feci il partigiano e fra l'altro bombardai Tirano perché ero morteista. Non l'ho mai chiesto, però penso che sia successo come succede in questi anni. Tamara da dove viene? Michael da dove viene? Lo so meglio di me, dal film, dal cartone animato, dal giornale scandalistico o pettegolo. Probabilmente i miei genitori avranno letto o sentito e così per amore del nuovo mi ha chiamato, perché effettivamente io vengo da un paese
a parte dove poi sono nato, sono risieduto, ma in un paese che era circa come Roncaiola. Mia madre, mio padre lo tirava in giro, ma stai zitta che tu sei sempre stata, prima di sposarti, nei boschi, nei castagneti con le capre. Quindi si immagina da dove può essere venuto quel nome lì. E William è rimasto salvo durante la... perché io sono stato educato dal fascismo, e allora, avendo io versato una quota per non so che tessera, allora lì non mi hanno scritto William, ma hanno scritto Guglielmo, perché l'inglese bisognava eliminarlo. Dopo la guerra, naturalmente, rimasi a Milano per 7-8 mesi alla casa dello studente, perché frequentavo la Cattolica, dove mi diplomai in vigilanza, si chiamava così. Gli iscritti, anzi i diplomati all'istituto magistrale, potevano frequentare questo corso di 3 anni, che non era allora una laurea, era un diploma, ma abilitava l'esercizio della direzione didattica. Ho cominciato a insegnare nella varia scuola della provincia, anche a Sondrio per 2 anni, poi a Tirano, poi il concorso nazionale della direzione didattica a Roma, quindi feci 20 anni insegnante e 20 anni direzione didattica a Tresenda, a Tirano, perché poi per parecchi anni ne avevo 2 direzioni. Quella di titolarità, Tresenda o Tirano, poi Crosio, Sondolo, Val di Dentro. E quando andavo alle riunioni a Roma come segretario del Sinascel di Sondrio, e mi vedeva una segretaria nazionale entrare nella sala, perché io arrivavo non sempre treni, eccetera, la quale mi salutava e avvertiva: ecco che arriva il direttore di Tre Palle. E naturalmente quelli che non sapevano che Tre Palle è un paese lassù in cima, grosse sghignazzate. Il Sinascel, come dice la sigla, era Sindacato Nazionale Scuola Elementare, quindi iscriveva tutti gli insegnanti elementari. Si è formato proprio subito nel 1946 per opera di Luigi Agazzi, bergamasco, e proprio per la sua, per il suo impegno, rimase qui fino al 55. Io poi lo sostituì dal 56 in avanti. Il Sinascel di Sondrio figurò sempre il sindacato che aveva la percentuale più alta rapporto iscritti posti in ruolo. Bisogna sapere che la scuola in Valtellina è sempre stata una all'avanguardia in Italia, e questo risulta da parecchi documenti: l'analfabetismo più ridotto, circa come il Trentino, e noi abbiamo avuto un ministro, Credaro, che tutti sanno cosa è stato, e abbiamo avuto un suo nipote, pure Credaro, Bruno, che è stato provveditore anche lui. Poi la classe magistrale qui da noi, per tradizione, è sempre stata una classe serena, diligente, preparata, impegnata nel lavoro. Noi avevamo
delle abitudini che mi pare si siano un pochino perse, perché, per esempio, ogni anno scolastico noi indicevamo assemblee in tutti i circoli didattici, erano da 18 a 20 nel vario periodo, no? Per cui si faceva una riunione degli insegnanti, di tutti gli insegnanti nelle sedi principali dove arrivavano tutti gli insegnanti del circolo, all'inizio dell'anno e uno alla fine. Poi durante queste due si mandavano circolari, ciclostilate, mi ricordo quando si ciclostilava una circolare alle 200-250 sedi, poi bisogna andare a fare il bagno, perché vecchi ciclostili a manuella, inchiostro con le matrici, mamma mia. Ecco, adesso con i mezzi che ci sono si crede di sostituire le assemblee con le comunicazioni via internet, che sì, sono importanti, però manca quello che è il rapporto. Dopo l'assemblea, per esempio, quasi sempre si andava a cena, tutti si fermavano e si andava a cena. E adesso questa abitudine mi pare sia persa, le assemblee le fanno solo in determinate occasioni che si presentano raramente durante l'anno. Io interesse non l'ho mai avuto, tant'è vero che non ho fatto carriera e credo di aver deluso anche qualcuno che mi ha spinto, perché io quel po' che ho fatto, bene o male, l'ho fatto in spirito di servizio. A un certo punto mi sono trovato segretario locale della DC, poi mi sono trovato nella segreteria provinciale, poi mi sono trovato nel comune assessore per una nota sola, però. E quindi sì, ho seguito per dovere della carica che mi ero assunto, ma senza molto entusiasmo, solo perché dico è mio dovere, devo dare qualcosa alla comunità e lo do, quello che posso fare ho cercato di farlo bene. Però non ero ambizioso e quindi sono rimasto così e sono contento di essere così. Mi sembra un bel libro. Mi sembra un bel libro. Oddio, se lo facessi adesso lo farei anche meglio. Però non mi dispiace e è piaciuto anche a persone che se ne intendono, perché come non sono mai stato entusiasta della scuola della storia, chiamiamola diplomatica, i grandi rapporti fra stati eccetera, né quella biografica dei grandi personaggi, la vita della gente, quella mi è sempre interessata e mi interessa ancora adesso. Quando siamo arrivati a Tirano, noi dalla famiglia, siamo stati, finché mi sono sposato, sono stato in una casa di contadini. E da ragazzo, quindi fino a 14-15 anni, io ho partecipato, a molte operazioni ho partecipato, altre ho assistito, a tutte le operazioni del contadino. Quindi la vendemmia, la raccolta del fieno, la posizione del fieno nel fienile, il maiale, l'uccisione del maiale, l'assaggio dei oh mamma mia, come si chiamano? Tastaröi. Finito di mettere a posto la carne, si assaggiano con le patate, adesso si assaggiano le salsicce di sangue, le altre salsicce,
i cotechini, eccetera, eccetera. Quelli sono i tastaröi. Quindi ho partecipato a tutte queste operazioni. E per quello che la vita della gente quotidiana è diventata poi quel libro. Io sono cresciuto all'oratorio e c'era un assistente un sacerdote ovviamente, che aveva capito che forse qualcosa ero in grado di fare. Ed infatti un incarico che mi diede era quello di andare a vendere l'ordine di Como e il Vittorioso. Il Vittorioso era un giornale per ragazzi illustrato da Iacovitti, che Iacovitti è un nome nel settore. E ho cominciato a vendere. Poi mi ha messo nella corale della chiesa. Nella corale della chiesa, a un certo punto io cantavo da soprano, per forza, voce bianca. E siccome lui, il prete, suonava l'organo, io che ero diventato clarinetto e soffiavo nel clarinetto dalla banda, e quindi conoscevo la musica, io dirigevo anche il tempo, davo il tempo, cantavamo 3-4 voci, no? Nel 66, quando presi servizio come direttore didattico, mi ricordai che a Ponte era nato il Vetta 2 o 3 anni prima. E allora io chiamai il Siro Mauro e gli dissi: visto che cantano a Ponte, ma è possibile che la mia corale non sia in grado anche lei di cantare? E così nacque il Montiverdi, che adesso sta per compiere, fra 2 anni compie i 50 anni. Adesso sono a riposo, non mi hanno ancora liquidato né la pensione né il TFR, però mi chiamano quando ci sono cene, così lo dico: vabbè, per adesso vi lascio ancora aspettare, però se mi chiamate vengo volentieri.